questa settimana siamo state più brave. Sì, l'assegnazione del compito. Esatto. Il pezzo è Limit to Your Love di James Blake. Ho capito bene. Non me l'aspettavo. Notavo sentendoti nelle prove un po' prima, le cose che ho sentito. Hai un timbro meraviglioso, che è quello è un dono di natura. Ma una cosa che tu fai è che non sei tesa, che è bellissimo, quando fai le note lunghe e si sentono queste meravigliose armoniche nella voce, molto con un colore bellissimo. E questo è un brano dove puoi far uscire quella roba lì, perché l'arrangiamento è scarno, non c'è troppo ritmo, nulla sovrasta la voce, tutto serve proprio a questa cosa qua. E poi ci sono queste note lunghe per far uscire quel tipo di colore che io ho sentito qua là. Questa era una qualità molto personale, molto originale. Continua a lavorare così. Ci vedremo. Non mi cascare sul Limit to Your Love. Sentite la tua, sentiti libera di farla come vuoi tu, che ti deve proprio rappresentare. Secondo me può venire una cosa. Dipende da me, non è tanto. Certo. Quindi devo essere passata. Sì. Esatto. Devi sfuggirti meno. Meno panico della settimana scorsa, cioè, ma guarda, il panico è le persone che hanno paura, che hanno un po' di ansia positiva mi piacciono, preferisco persone un po' più che palesano anche a volte questa paura alla spocchiosità. Lavora anche su questo aspetto, ecco, come quando appunto ti ho detto, la bellezza non deve essere, non può essere un limite. Non pensare solo che di te possa arrivare una fisicità, cioè cancella quella cosa, perché ti vedo a volte che hai questo quasi proprio vergogna della tua bellezza. Una cantante è bella, non è che necessariamente è bella e basta, o non possa cantare bene, o non possa fare una musica di un certo spessore. Io ci ho messo tantissimi anni per riuscire a muovermi, non essere di legno sul palco, perché avevo paura di essere giudicata male, perché non guardavano me come musicista, come cantante, ma in un'altra maniera, e non l'ho mai fatto. Per questo sono passati 20 anni e adesso ho iniziato a farlo. Ed è una bomba, che balla sul palco per una meraviglia. No, non ballo ancora come ballo, cioè a casa. Beh, l'anno scorso davanti allo specchio, sì, vabbè, a casa è diverso. Quello abbiamo scoperto che abbiamo tutte e due il momento cameretta. Però mi sono pentita. Specchio e musica. Rimaniamo sul fucsia o ci dobbiamo aspettare settimana prossima per il momento fucsia? Fucsia. Ok. Bello. Io avevo arancioni. Poi non te cascano, per esempio? No, ho il capello forte. Beata te. Sì, se io faccio una roba del genere, il giorno dopo mi devo. Ma tu sei mezza. Sì, sono mulatta, mamma è nera proprio. Di colore. È per quello che. Perché non hai capelli forti? Ciao! Beh sì, noi abbiamo notato sicuramente. Io ho studiato, io sono un'ex banchiera. E quindi ho studiato il capello africano è diverso, è proprio più forte. Scusate questa parentesi sui capelli. In realtà è più schiacciato. Scusate questa parentesi sui capelli. Perché è riccio, no? Sì. Super riccio. Scusate questa parentesi sui capelli. Il capello, allora, più è riccio e più è schiacciato. Se invece è drittissimo, tipo i giapponesi, è proprio cilindrico. Scusate questa parentesi sui capelli. Il DNA è molto molto forte nel capello africano. Molto meno forte il capello nostro, caucasico. Grazie.